Si è tenuto in Palazzo Medici Riccardi a Firenze dal 25 al 28 novembre 2021 il primo Festival internazionale delle espressioni culturali del mondo, The World in Florence, organizzato dal movimento Life Beyond Tourism, Travel to Dialogue e dal Centro Studi e Incontri Internazionali. Un viaggio in oltre 45 territori del mondo in rappresentanza di 13 paesi, tra cui l'Italia, prima di 5 edizioni che puntano a favorire l'interpretazione e la comunicazione delle espressioni culturali dei luoghi e a promuovere la consapevolezza culturale delle comunità locali. Da qui partiamo in un momento storico particolare, difficile e complicato, nel quale ci siamo resi conto di quanto è importante la cultura, di quanto, per quanto non ce ne fossimo resi conto fino ad oggi, ma di quanto è importante la cultura per la nostra quotidianità, di quanto è centrale la nostra città, il nostro territorio, e da qui ripartiamo in questo momento storico per un evento che sensibilizza, deve sensibilizzare, aprire. Guarda al futuro. Oltre all'Italia, tra cui ovviamente la Toscana e territori della città metropolitana di Firenze, è stato possibile ammirare immagini provenienti da Azerbaigian, Camerun, Cina, Georgia, Giappone, India, Kosovo, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Russia e Slovacchia. È una mostra interattiva che è stata pensata per favorire l'approfondimento della conoscenza del territorio in modo da far conoscere quello che deve essere tramandato, quindi il saper fare, la conoscenza delle tradizioni culturali, i luoghi meno noti, e favorire diciamo così, un approccio al territorio trasversale, quindi indirizzando i cittadini a fruire delle informazioni in modo più consapevole anche di dove vivono, che cosa vivono, che cosa possano conoscere meglio. E i viaggiatori che soprattutto ora in periodo post-Covid ricominceranno a viaggiare e hanno desiderio di conoscenza, hanno desiderio di approfondimento.